Popolo Rossonero, amici di YouTube, mi metto le mani sul cappellino. C'ho ancora il peperone che mi brucia da matti, da maledetti stamattina. Non sono riuscito a fare sbollire la rabbia che ho addosso. Ma prima di iniziare il video voglio ringraziarvi perché il video di ieri sera è andato benissimo, ma quello poco mi importa. Sono felice dei 120 commenti perché a me poi alla fine fondamentalmente mi interessa interloquire con voi, sapere quello che pensate, io dirvi la mia, anche se siamo magari lo vediamo in un modo diverso. Mi è piaciuto tantissimo questa cosa qui, grazie ai nuovi iscritti. Mi brucia i peperoni da matti perché era una sconfitta che non mi aspettavo, era una sconfitta ed è stata una sconfitta che fa male, che ci mette in una situazione difficile. Ovvio, chi ci sta dietro avrà una situazione molto più difficile, sempre meglio stare avanti che indietro. Però non ci dà la serenità giusta per affrontare gli scontri diretti, dove lì dovremmo dimostrare di essere squadra, di essere uomini, di avere quel qualcosa in più, quella fame in più che ci deve portare a raggiungere il nostro obiettivo. Perché Stefano, quando tu in conferenza stampa dici che se non dovessimo andare in Champions saremmo tutti delusi, è grave. Noi non possiamo non andare in Champions. E questa è la questione che tu ti devi ficcare in testa. Non possiamo non andare in Champions, perché non è una cosa che siamo delusi, è una disfatta, è una. Io mi incazzo come una bestia se non andiamo in Champions, perché a gennaio avevamo una situazione rosea e ci stiamo bruciando via tutto. Non ci voglio neanche un po' credere che non andiamo in Champions. Sono sempre convinto che sosterrò sempre di più la squadra, come dobbiamo fare tutti da milanisti, perché alla fine conta la nostra maglia e nient'altro. Però è stata una sconfitta che a me ha fatto male. E non raccontatemi, cioè, perché dopo c'è sempre quello, si scende troppo facilmente dal carro di Pioli. No, io sono uno abituato che mia madre, quando facevo 10 cose bene, mi diceva bravo, se ne facevo una male, volavano le ciabatte. Quindi, se Pioli fa degli errori, è giusto criticarlo, è giusto essere incazzati con lui. Non vuol dire scendere dal carro, perché sono sempre stato il primo che ha detto che se oggi siamo comunque ancora secondi, magari saremo terzi e stiamo facendo un campionato di vertice, il merito è anche suo. Ma ultimamente sta rovinando tutto, sta facendo cazzate monumentali. Quindi non sto con lui. Oggi non sto con lui. Se ricomincia a fare le cose come Dio comanda, allora sarà un'altra cosa. Però sono troppo, troppo, troppo incazzato oggi. Quindi, raga, benzinero pagelle, voto 6 e mezzo Donnarumma, nel primo tempo fa una grande parata e niente può sui due gol di Raspadori, avessi detto Messi, Raspadori. Dall'8 voto 6 e mezzo, primo tempo è stato bellissimo, nel secondo, soprattutto dopo l'uscita di Rebic, senza alcun aiuto in fase difensiva da parte di Leao, è calato nettamente, è andato in netta difficoltà, ma 6 e mezzo glielo voglio dare. Tomori, voto 5, quelli che continua, è un ottimo giocatore, però quando ce la dà di 7 si dà 7, quando ce la dà di 5 gli do 5, perché si è fatto fregare come un pollo e queste cose qua non vanno assolutamente bene. Quindi voto 5, Kier gli do 6, la sufficienza. Ha fatto una buona partita, niente di trascendentale. Davide Calabria, gli do 7, è rientrato da un infortunio, sembrava che non avesse mai fatto nulla. Quindi grande Davide Calabria, a me è piaciuto tantissimo, 6 e mezzo anche a Salamaker, grande personalità, era su tutti i palloni, ha girato tutte le zone del campo, dinamicità incredibile, grande Salamaker.
Mette voto 5 e mezzo. A me non piace, è un giocatore che non piace. Qualcuno mi ha detto che Mette ha fatto una buona partita, ci sta. A me non piace, è un giocatore che non piace perché, perché quel lavoro che ha fatto Mette già lo fa che sì, io lì voglio un uomo di qualità. Avrei preferito vedere Tonali, il mister ha fatto le sue scelte, nulla, che sì, voto 6. È in fase di leggera stanchezza, non è lo stesso che sì, però comunque non fa danni. Rebic 6 e mezzo, l'unico che corre come un pazzo. A me che Rebic mi è piaciuto, poteva fare sicuramente di più, ma mi è piaciuto Castillejo e Castillejo. Calhanoglu voto 7 e mezzo, penso il migliore in campo del Milan, ha fatto un gol fantasmagorico, quindi un bel Calhanoglu finalmente, giustamente, e lì non critico l'allenatore, è stato sostituito perché era già in forse per la partita di oggi. Voto 5 e mezzo a Leao. Allora, qualcosa in più io l'ho vista, io non sono quello che per forza deve mettergli sempre 4 a Leao. Si è fatto anche vedere, ma fa degli errori imbarazzanti, però ti metto 5 e mezzo, eri da sostituire come sempre se stai mangiando lo stipendio nel Milan. Comunque, di quelli che sono entrati non do voti meno a Krunic 5, non sei da Milan, non c'è niente, non è colpa tua, non sei da Milan, perché probabilmente tu l'impegno ce lo metti anche, ma sei un giocatore non da Milan. Stefano Pioli voto 4. Hai le tue scelte hanno cambiato letteralmente la partita. Hai fatto scelte che solo tu potevi fare. Non mi è piaciuto niente. Cerca di rivedere quello che stai facendo perché rischiamo grosso. Non andare in Champions non è una delusione. Non esiste. Non esiste, e questo lo dico alla società perché abbiamo portato pazienza per tanto tempo. Io un'altra stagione di Europa League non la voglio assolutamente vedere. Mi raccomando, raga, mi raccomando. De Zerbi, voto 2, pagliaccio. Sei un pagliaccio. Impara a allenare e non a chiacchierare. Chiacchierare, sei il numero uno, ho già visto. Sicuramente hai fatto la tua partita e tutto, ma quello che hai detto e quello che hai detto a fine partita a me stai sui coglioni. Quindi voto 2 a De Zerbi, non sei un vero uomo. Detto questo, sempre Forza Milan. Raga, iscrivetevi al canale se vi va. Speriamo che piano piano ci passi sto nervoso. Ci vediamo domani per un video su come è andata poi in globale la giornata calcistica. Non guardo, ve lo dico subito, io non guardo quello che fanno gli altri stasera, non me ne può fregare di meno, io guardo quello che il Milan deve fare.